Ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog di Post Privateer on any Sunday. Come sapete, usciamo tutte le domeniche. Ci tengo a precisare una cosa però, prima di farvi vedere il vlog. Vedrete delle immagini al mare, vedrete delle immagini in una location che non è quella di casa mia e comunque delle immagini in esterna. Non sono state girate oggi, nemmeno ieri, sono state girate pre-decreto che limitava gli spostamenti, quindi prima che il governo ci evitasse tutti gli spostamenti e ci obbligasse a tornare nelle nostre dimore. Quindi, è un periodo difficile, state a casa, guardatevi Posh Privateer and you'll have some good time. Ma mi raccomando, state a casa. Cheers, gente. Benvenuti in questo nuovo vlog di Posh Privateer. Oggi andiamo a usare un cross countryno rigido. Finalmente l'Aurelio torna su un reggilino. Questa è una Focus Raven, l'entry level di Focus, è tutto stock, manovra stock, forcella stock, cambio stock, freni stock, whatever stock, a parte le gomme, perché i miei amici di Kenda, se mi vedono con una gomma che è diversa, mi licenziano e hanno anche ragione, e il cavalletto che costa 500 euro, credo. La bici, in realtà, al pubblico viene meno di 2k, è stupenda. Vi beccate un kit full green come il mio fichissimo Forest Delete e siete fichissimi. Vediamo se anche veloci. Quindi, back on a cross country bike. Let's see what happens. Think I'm gonna have some fun. Let's see. Cheers. Alrighty, let's do this. Let's do this. È suonato pure il telefono, vuol dire che siamo pronti ad andare. Vediamo come va il nostro biciclettino da 2k o meno. Innanzitutto si impenna, che è già qualcosa, no? È già qualcosa, molto bene. Vabbè, facciamo tutto il giro così, dai. Allora, sì, innanzitutto si impenna. La prima sensazione, adesso non l'ho ancora usato in fuoristrada, non ci ho fatto neanche un metro. La prima sensazione è che è di essere su una bici bella, in realtà, molto bella. Perché comunque vi sedete, il cockpit è giusto, manubrio giusto, la posizione è giusta, va tutto molto bene. Chiaramente poi, quando andate a toccare tutti i componenti, questo freno entry level non sarà come un XTR, questo cambio, non so che cambio è, ma comunque non sarà come un XTR 12 speed nuovo di Trinca, ma tutto il resto comunque funziona bene. Cioè, di primo impatto, in sostanza, la bici cambia, frena, forcella, se si dice così con la forcella, e fa tutto quello che deve fare. Tra l'altro, appena vi alzate sui pedali, la bici per la verità va. Chiaro che la risposta del cerchio non è quella di un carbon da 3.000 dollari, ma la bici va, quindi nice. Siamo sui sentieri. Allora, bello qua, non vi dico dov'è, posto segretissimo, non vi dico dov'è. Ciao. Ciao. Quindi subito in realtà la bici va bene, raga, la bici va bene. La cosa bella è questa. È un po' più pesantina, ma penso. Però in realtà io non lo sento, sono abituato all'elettrica. Quindi va da re. Si arrampica bene. Fico. Ciao. Grazie. Switchbacks. Questo è uno spianato. Con un po' di sassi. In realtà fa paura, non è che va bene, fa paura. È bellissimo. Si fa fatica, con la bici senza la pedalata assistita, ma finché sorpasso gente va bene. Grazie. Ciao. Tranquillo, grazie mille, ciao. Guarda come va la bici. No, in salita direi perfetta, perché va veramente bene. Il cambio è vero che è nuovo, ma comunque funziona discretamente bene. La risposta del telaio è top. E sì, ho sulle camere, quindi sono un po' duro di gomme, però per il resto
alla grande, alla grande, vediamo com'è in discesa. Va, 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 va. Perché in effetti l'unico mio timore, perché probabilmente il primo metro che faccio in fuoristrada, è la forcella, che secondo me va bene, ma sarà molto easy. Ciao. Cioè easy nel senso poco sostenuta. Comunque la bici va, oh, la bici va, che bello, lungo qua. Ok, forse unica nota dolente per adesso sono i freni, poco potenti. Buccione, rap. Sto inseguendo un tipo. Vai tranquillo. C'era il taglio interno, grazie mille, molto gentile. Spingiamo un po' di gente così si arrabbia, dice l'Aurelio, sbruffone. Sì, forse i freni, unica pecca della bici, infatti sto andando lungo. Ma tutto il resto che bomba. Anche la forca, sì, voglio dire, non stiamo facendo motocross, ma è onesta alla fine. Brap. Che whippata da privato. Ah, ah. È troppo, questo è un taglio? Sì. Insaccata. Violentissima. No, no, bomba. È divertentissima. Adesso andiamo nel toboga. Da un po' di punta, con sta bici, però ci sta. Inside. Inside anche qua. Inside, tutto inside. Dove si va? Bella. A tutti gli effetti è una bici che va bene. Vi direi molto bene. Mi ha sorpreso di brutto. Ok, morale. Abbiamo girato un po'. La bici va bene. Anzi, va veramente bene ed è veramente divertente. La borraccia, vabbè, scusate, poi cancellala, Simo, la borraccia cancellala. E proviamola sui sassi. Proviamola sui sassi per vedere se ci schiantiamo, se ci divertiamo e portiamo a casa il meglio da questo mezzo. Let's see. Vediamo. Vediamo come va. Qui c'è già un bel taglio. Wow, 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 wow. Sì, è un po' impuntata, eh? Ecco, un po' di fango ci voleva proprio. Cioè sì, va un pochettino di punta, ma forse i cross country sono così e non me li ricordavo. Però va bene. Va bene. Va proprio bene. Tra l'altro con le camere d'aria prima o poi qualche sasso mi fa esplodere. So far so good. Sinistra. No, bello, 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 bello. Cioè, è troppo bella la bici che va forte. Non che le altre non vadano forte, però chiaramente la bici pesante, l'elettrica è più fisica, no? Ci mette di più a prendere velocità, mentre questa inerzia zero, vai a pallottola. Ops. Certo, sellino dritto non aiuta, però tutto sommato. Ah, adesso mi ricordo sto pezzo. Qui sembra di aver preso il cerchio dietro, ma it doesn't matter. Nice. Nice. I like. Very nice, I like. Quindi la bici è super cool. A parte che black così è veramente il top. Ma va veramente, veramente bene. Non so percorrere, bisognerebbe provarla. E mettetemi nei commenti se volete vedermi correre magari cross country. Io per adesso no, ma se i commenti sono molti, c'ho sa da fare.
Però sì, bisognerebbe provarla in una gara per capire quanto va, quanto prende, eccetera. Le ruotine forse sono la cosa che per andare forte, magari qualcosina, una ruota leggera e reattiva vi darebbe. I freni forse sono la cosa che mi è piaciuta meno, ma per il resto la bici spacca. Iscrivetevi al canale YouTube qua sotto, click, perché adesso la vedete così, ma abbiamo in mente di farla diventare un pochettino diversa. Quindi keep in touch, seguite Porsche Privateer, che questo mezzo tra un po', altro che Batman, Robin, tutti i supereroi che avete in mente, ecco, più o meno così. Cheers.